Nuovo corteo di protesta a Ragusa per chiedere di far luce sulla scomparsa di Daura dalla prefettura. Solo rassicurazioni, stiamo facendo il possibile. A parlare anche il coinquilino. Fatta giustizia per Evan, il bambino morto 2 anni fa all'ospedale Maggiore di Modica a causa dei maltrattamenti subiti in famiglia. Condannati all'ergastolo la madre e il compagno. Davide Corallo è ancora l'unico imputato nell'omicidio del cuoco modicano Peppe Lucifora. Fissata per il 19 ottobre l'udienza d'appello, Corallo torna quindi a difendersi e dimostrare la propria innocenza. Consegnati i lavori per il primo lotto del restauro dell'ex convento della Croce a Scicli, il deputato Ragusa parla di giornate importanti. Adesso bisogna lavorare per la fruibilità di San Matteo. Salve a tutti e ben trovati con l'informazione di TG74. Ieri terzo corteo di protesta sul caso della scomparsa di Daura. Questa volta il corteo si è mosso da Piazza San Giovanni a Ragusa fino a raggiungere la prefettura, dove una delegazione ha chiesto giustizia per Daura e soprattutto che le indagini continuino fin quando l'uomo non sarà ritrovato vivo o morto. Presente ieri anche il coinquilino di Daura, che solleva nuove anomalie su una scomparsa che nessuno ancora si spiega. Sentite. Vogliamo Daura! Vogliamo Daura! Vogliamo Daura! Vogliamo Daura! Vogliamo Daura! Vogliamo Daura! Daura, dove sei? Daura, dove sei? Daura, dove sei? Daura, dove sei? Siamo noi che dobbiamo parlare. Un breve ma partecipato corteo e infine un incontro con il prefetto Giuseppe Reneri. La federazione del sociale dell'USB ieri pomeriggio è tornata quindi a protestare proprio il giorno in cui Daura si sarebbe dovuto imbarcare per la Costa d'Avorio e ricongiungersi così alla propria famiglia per trascorrere le ferie. Invece Daura è sparito nel nulla, ormai da oltre 2 settimane. Alla fine Michele Millilli ha ottenuto quello che voleva, ovvero un incontro con il prefetto per mostrare tutte le perplessità sue e dei tanti extracomunitari presenti ieri in corteo. Dal prefetto solo rassicurazioni, le indagini continueranno fino a quando non si saprà tutta la verità e l'impegno su questo caso è massimo. Tutti pensano che non si stia facendo abbastanza e che le ricerche invece devono intensificarsi, soprattutto nella zona del cementificio dove l'ivoriano avrebbe girato dei video di denuncia prima di sparire nel nulla. Un caso stranissimo, secondo il coinquilino di Daura, che insieme a un altro amico divideva con lui l'appartamento di Acate. Daura ha affermato: non ha mai mostrato segni di particolare nervosismo o insofferenza, è sempre stato lo stesso fino al momento della sua scomparsa e quel giorno ci ha anche lasciato dei soldi per l'affitto. Tu sei il coinquilino di Daura, quindi da 2 settimane che è scomparso. Tu ultimamente hai notato qualche cosa di strano in lui che potrebbe giustificare anche questa sua scomparsa così? Daura, io manco Daura troppo perché noi insieme, arrivato qua insieme in Italia, il 14 dicembre, qua ici. Hai notato qualcosa in lui ultimamente prima di sparire, che fosse cambiato il suo umore, diverso? Era non più... cambiare nulla. Era sempre tranquillo sempre comunque? Sempre tranquillo, lui è contento. Venerdì pomeriggio a cucinare, capito? Quindi tu già l'hai visto il giorno prima, venerdì? Prima venerdì anche parla sua moglie tutto insieme, a cucinare, mangiare riso, come carne e mucca. Domani mattina sarebbe dovuto andare al cementificio? Io un po' tardi centro, io vengo a entrare a casa alle 9. Quando alle 9 io ho trovato lui a mettere 50 euro sopra il mio comodino. Hai trovato 50 euro sul comodino, perché? Lui ha detto che 50 euro deve mettere più di 150 per l'affitto. Ha detto a me prima, settimana fa. Ha capito, quindi lui ha usato 50 euro per questi soldi per l'affitto. Quindi vi dividevate ovviamente l'affitto? Sì, l'affitto. Lui oggi, il 21, sarebbe dovuto partire, era contento di partire? Lui deve partire a cosa di loro. Era contento di rincontrare la moglie, il figlio? Ha comprato tutto cosa, cellulare, vestite, scarpe, tante valigie qua, più di 4 valigie da comprare, vestite, scarpe, tutto cosa, borsa, tutto. Quanto tempo non tornava a vedere la famiglia? Un anno. Ma lui si lamentava del suo lavoro al cementificio, è mai capitato che si lamentasse con te del lavoro che faceva? No, non ho mentato niente, perché lui che lavora di cementificio non andare mai, solo 3 volte è andato.
Subito dopo non si è saputo più nulla. No. Telefono sparito. Ha mandato il mio video alle 2.38, dentro le petroliere. Dopo alle 2.40 non c'è sentito più. Dopo alle 6 meglio io uscire a casa, andare a lavorare al centro. E ancora lui ha lavorato al centro, e lavora al centro. Noi non lavoriamo insieme. Ma mattina tutto insieme a casa. Quindi un operatore chiama, ripeto, ha chiamato Masire dopo Daura. Oggi tardi, alle 7 ancora non viene, che dove è il problema? Ora io anche io per il telefono, chiamare non per il telefono. Quindi io troppo preoccupato. Ma tu sospetti veramente che sia successo qualcosa all'interno di quel cementificio? Cioè secondo te quel video è stato girato là, no, quella mattina? Non ho sentito niente. Solo che ha mandato il mio video a dire Masire, io lavoravo qua. Altra cosa non sentire, non dire niente. Cosa speri adesso in questo momento? Eri a contatto con la sua famiglia? Sempre, anche sua moglie, sempre ha chiamato, anche ora ha mandato un messaggio, moglie. Anche che cosa in questo momento stanno facendo, come stanno vivendo questa cosa? Lei è troppo preoccupata, perché lei ha detto ogni giorno, suo moglie, marito deve chiamare al telefono sempre. Quando un giorno non chiamare, due giorni, 20 giorni, tu lui hai detto troppo preoccupato. Tra l'altro lui manteneva la sua famiglia in Costa d'Avorio. Quanto gli spediva più o meno, lo sai? 200, 250, 300 per mandare famiglia. Quanti lavori faceva a Dauda? Lavoro al centro accoglienza, operatore, anche mediatore di centro accoglienza. Secondo te si lavora veramente male? Non vengono sfruttati? Non lavora al centro male, sicuramente deve dire la verità. Lavoro al centro male. No, il resto dei lavori, dei piccoli lavori che si fanno? Quelli che lavori fanno dentro le petroliere, io penso che questo lavoro è troppo male. Si lavora male? Lavora male, perché questo lavoro è pesante. Anche alle 2, 48, 38, 40 gradi dentro le petroliere, io troppo preoccupato. Sicuramente da ora io penso lui là ha fatto una cosa non va bene. Secondo te può essere in quel cementificio? Secondo me io penso così. Io troppo preoccupato. Manca troppo, io non dormire, non mangiare, non... Che so... 20 giorni io troppo preoccupato. A muovere e motivare il corteo di ieri invece Patrick della Federazione Nazionale dell'USB, che ha anche parlato delle condizioni in cui tantissimi extracomunitari come Dauda sono costretti a lavorare. Ma abbiamo l'impressione che c'è una miopia politica. Questi ragazzi lavorano 6, 8 ore, 10 ore al giorno con una paga da fame. E con il caldo che sta facendo adesso stiamo rendendo conto un po' della situazione come vivono. Noi abbiamo... rivendicato la situazione del lavoro bracciatile. Prima è legato alla casa, la casa non c'è. Abbiamo in tutta Italia almeno 1600 passa insediamento informale, occupazione, dove c'è, mancano i servizi essenziali, non c'è luce, non c'è acqua, non c'è neanche i bagni, non so neanche dove andare a fare il gran bisogno. Infine, il corteo si è spostato in piazza Matteotti, a pochi passi dalla prefettura, per il comizio finale. Anche in questo caso l'appello è stato sempre lo stesso: giustizia per Dauda. Dauda con noi, lo vogliamo vivo o morto. Lo stesso Michele Millilli dell'USB chiede rispetto per questi lavoratori, non solo in circostanze come queste, ma tutti i giorni. Dauda era un lavoratore come tanti, anche lui in nero, è costretto a lavorare in condizioni disumane. Lo dimostrano i video dove diceva: qui si muore. Ad oggi non abbiamo ancora nessuna notizia. Dopo lo sciopero organizzato da Cate la settimana scorsa, abbiamo pensato appunto di venire qui a Ragusa, andare a manifestare sotto la prefettura. Ci sono i video che testimoniano che lui quella mattina, il 2 luglio, era all'interno di un cementificio e stava lavorando con un martello pneumatico, quindi su questo non ci sono dubbi. Lui quel giorno stava lavorando, dopodiché è scomparso. Proprio oggi, il 22 luglio, Dauda doveva prendere l'aereo per la Costa d'Avorio e ritornare a casa dopo 5 anni e quell'aereo non l'ha potuto prendere. Noi abbiamo una copia del biglietto e il passaporto è a casa, quindi non è assolutamente un allontanamento volontario e vogliamo capire cosa è successo. Non è il primo caso e questa volta però vogliamo verità e giustizia. Intanto un'area poco distante dal cementificio di Acate da ieri è stata sequestrata. Giovedì scorso i RIST hanno fatto un sopralluogo all'interno dei cantieri e lo stesso giorno sono stati apposti i sigilli in una zona spesso utilizzata anche dal cementificio per smaltire i materiali di risulta. Quello che ha portato al sequestro sarebbe, secondo voci non ufficiali, una piccola zona dove il cemento sembra ancora fresco.
Giustizia fatta invece sull'omicidio del piccolo Evan di Rosolini. Ieri la sentenza che ha condannato la madre e il compagno all'ergastolo. La mamma di Evan e il compagno della donna da oggi sono entrambi condannati all'ergastolo. I giudici della Cassazione d'Assise di Siracusa hanno emesso quindi la sentenza di carcere a vita per Letizia Spatola, mamma 24enne della vittima, e Salvatore Blanco, 32 anni, patrigno del bimbo di Rosolini, morto il 17 agosto del 2020 all'ospedale Maggiore di Modica, dove era arrivato in condizioni disperate per le percosse subite in famiglia. La donna ha ascoltato nell'aula del tribunale di Siracusa ieri la lettura della sentenza, mentre il suo compagno lo ha fatto da una stanza del carcere di Vibo Valentia, dove si trova detenuto. Il PM di Siracusa, al termine della requisitoria, aveva sollecitato per entrambi l'ergastolo per omicidio e 5 anni e 6 mesi ciascuno per maltrattamenti, ma la Corte ha deciso di accorpare i due capi di imputazioni, per cui la condanna è per omicidio in concorso per maltrattamenti, insieme disposta per i due imputati l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. In aula c'erano anche i parenti del padre di Evan, che vive a Genova. L'ergastolo non serve a riportare in vita mio figlio, ma quantomeno a ridargli dignità, e quanto ha dichiarato il padre di Evan, Stefano Lopiccolo: mi manca ogni giorno e spero che i miei pensieri arrivino fino al cielo, soprattutto oggi. Per i magistrati di Siracusa, Evan è deceduto a causa delle lesioni inflitte dall'uomo nella loro abitazione a Rosolini, sotto gli occhi della madre, violenze che si sarebbero consumate prima della tragedia. Nelle conclusioni dell'autopsia è anche indicata la grave insufficienza cardiorespiratoria da broncopolmonite da aspirazione. A supporto della ricostruzione degli inquirenti ci sono anche le intercettazioni ambientali, grazie alle microspie sistemate dai carabinieri nella casa in cui si è consumato il dramma. Quelle conversazioni sono finite nel processo, insieme alle immagini relative all'arrivo della vittima al pronto soccorso dell'ospedale di Modica, in cui sarebbero emesse delle chimosi sul corpo del bambino. Il piccolo, secondo la tesi della procura, avrebbe subito da tempo le percorse del compagno della madre. Per i parenti paterni del piccolo, Letizia Spatola avrebbe infine fatto di tutto per tenere nascoste le violenze. Ed ancora la giudiziaria, con un altro omicidio, quello del noto cuoco modicano Peppe Lucifora, unico indagato nonostante la scarcerazione Davide Corallo, fissata per il 19 ottobre l'udienza d'appello. Sentite. Davide Corallo, ex carabiniere che inizialmente era stato indicato come il presunto omicida del cuoco modicano Peppe Lucifora, poi assolto e scarcerato dopo 2 anni in cella, dovrà comparire il prossimo 19 ottobre dinanzi alla terza sezione della Corte d'Assise d'Appello del Tribunale di Catania per il processo di secondo grado che lo vede imputato a seguito del ricorso inoltrato dalla Procura di Ragusa contro la sentenza di assoluzione del processo di primo grado. Di recente Corallo aveva ribadito la propria innocenza. Corallo aveva spiegato di aver conosciuto Lucifora tramite un amico in comune. Si sarebbero incontrati una 20ina di volte prima della morte del cuoco, appresa da Corallo tramite Facebook. I miei colleghi, ha affermato Corallo, mi hanno comunicato che ero indagato per omicidio. Non è una cosa che mi aspettavo, ci sono rimasto male, ma ho sempre creduto nella giustizia. Corallo e Lucifora non avrebbero mai litigato, stando alle sue ultime dichiarazioni. Intanto l'uomo imputato è all'epoca dei fatti carabinieri e ancora solo Davide Corallo. Si seguì la pista passionale che ipotizzava una relazione tra i due uomini. Particolarmente discussa una traccia di DNA misto dei due uomini analizzata dai RIS di Messina e rinvenuta nello scarico di un lavandino, una prova che secondo la procura avrebbe collocato Corallo in quella casa in orari compatibili con la morte di Lucifora. Ma per Corallo era normale che ci fossero le sue tracce nell'abitazione, dal momento che l'aveva spesso frequentata. Secondo l'accusa, Lucifora sarebbe stato prima tramortito e poi strangolato. L'autopsia sul cadavere appurò che morì per asfissia dopo essere stato picchiato senza che avesse opposto alcuna resistenza al proprio carnefice. La novità adesso è che la procura di Ragusa e la parte civile ricorreranno in appello avverso la sentenza di assoluzione dell'unico imputato nel processo scaturito dall'omicidio del cuoco modicano. Per i magistrati giudicanti non è lui l'omicida e lo hanno quindi assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. Invece la pubblica accusa aveva chiesto 16 anni di carcere. I giudici, infine, avevano assolto l'imputato, disponendo nell'immediata scarcerazione.
Consegnati i lavori per primo lotto del restauro dell'ex convento della Croce a Scicli, il deputato Ragusa parla di giornata importante, adesso però bisogna continuare a lavorare per la fruibilità di San Matteo. Una giornata importante per Scicli e per tutta la provincia di Ragusa. Ieri mattina infatti si è riunita la conferenza per la consegna dei lavori del primo lotto del restauro dell'ex convento della Croce e dell'area archeologica del Castelluccio, un lavoro svolto in sinergia con l'assessore regionale beni culturali Alberto Samonà, che tra l'altro ha assegnato 8 milioni a Scicli sui 60 totali previsti per tutta la Sicilia per portare anche al recupero di Chiafura. Così l'onorevole Orazio Ragusa a proposito dell'appuntamento che oltre all'assessore Samonà ha contemplato anche la presenza di Franco Fazio, dirigente generale del Dipartimento dei Beni Culturali, del sindaco di Scicli, Mario Marino, del direttore del Parco Archeologico di Camarine Cava d'Ispica, Domenico Buzzone, del soprintendente dei Beni Culturali di Ragusa, Antonino De Marco. Il progetto prevede, oltre ai lavori strutturali, tra cui anche la totale revisione degli impianti, la sistemazione delle aree esterne dell'ingresso del complesso del convento della Croce. È stato finanziato con 1.156.000 euro per il primo stralcio e sarà realizzato dall'ISA Restauri e Costruzione SRL di Mistretta in provincia di Messina. Ringrazio per il lavoro svolto oltre l'assessore Samonà, con cui c'è convergenza di vedute, prosegue Orazio Ragusa, il direttore regionale dell'assessorato, il direttore del parco archeologico Camarina Cava Ispica e il soprintendente beni culturali di Ragusa. Un ricordo in questo giorno è doveroso anche per il compianto assessore regionale Sebastiano Tusa, che tanto si è speso per le bellezze paesaggistiche e monumentali di Scicli, e per il compianto architetto Titta Tumino della sovrintendenza di Ragusa, che aveva operato per permetterci di raggiungere l'obiettivo. Ricordo inoltre, continua Ragusa, che in finanziaria è stata anche votata la somma di 247.000 euro, che consente un adeguato supporto alla pinacoteca della scuola di pittura di Scicli. Oggi, conclude Ragusa, è stato un passo in importante, come ci ha ricordato il professor Paolo Nifosi, oltre a Chiafura e alla Croce, bisogna adesso lavorare per la fruibilità di San Matteo. Farò di tutto per portare nuovi finanziamenti e per lasciare un'importante eredità alle nuove generazioni. Sono invece ancora troppe le donne e i giovani precari in area eblea, a ribadirlo è Vera Carasi del sindacato CISL, che lancia anche un nuovo appello affinché si intervenga garantendo un lavoro stabile e senza discriminazioni di genere. Sentite. Le donne e i giovani restano sempre fanalino di coda, anche in provincia di Ragusa, quando si tratta di lavoro e previdenza sociale. A lamentarlo Vera Carasi, la segretaria generale dell'UST CISL Ragusa Siracusa, facendo riferimento ai dati riportati nel rapporto annuale dell'INPS. Ci sono anche in provincia di Ragusa, spiega la Carasi, centinaia e centinaia di giovani e donne da includere nel mercato del lavoro, utilizzando le misure già note e ragionando su altre. E l'occupazione deve essere quanto più possibile stabile e qualificata. Secondo noi, innanzitutto, prosegue la Carasi, bisogna innalzare le ore lavorative per contrastare il part-time involontario in cui si trovano intrappolati molti giovani e donne. Il rapporto INPS conferma che ci sono infatti anche nell'area eblea moltissimi giovani e donne cui dare certezze e da includere e ai quali garantire un'occupazione stabile e non precaria. Salari giusti, parità di genere, una pensione futura dignitosa. Quello che serve, insomma, è una misura di sostegno al reddito e al potere d'acquisto. Un rapporto, commenta Carasi, da cui emerge come ci sia stato un rimbalzo dell'economia nel 2021 che ci avrebbe portato ai livelli pre-Covid se non ci fosse stata la guerra. Ed ecco perché servono misure forti, straordinarie di sostegno al reddito e al potere d'acquisto. Inoltre, come CISL, riteniamo che sia arrivato il tempo di reinvestire i risparmi accumulati con la Fornero e con quota 100 e pensare ad incentivare la previdenza complementare. In più, non dobbiamo dimenticare che per rispondere alle priorità del momento bisogna costruire un percorso di corresponsabilità tra istituzioni, conclude, e corpi intermedi. Bene, il telegiornale termina qui. A tutti voi grazie e buon fine settimana.